Stati Uniti devastanti, veramente devastanti. Gli Stati Uniti che battono 2-1 la Francia, padroni di casa. Francia che era padrone di casa, vincono 2-1 con la doppietta di Rapinoe, che comunque sappiamo quello che è successo con Trump, la discussione tra la capitana degli Stati Uniti e Trump. Io adesso sto andando in bici, scusate se sentirete un po' di rumore. Comunque, e beh, gli Stati Uniti, se sono campioni del mondo, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo e l'abbiamo visto oggi. Hanno tenuto sempre in controllo la partita, a parte negli ultimi 10 minuti quando ha segnato la Francia. Però rispetto alla partita contro la Spagna erano finiti tutti e due 2-1. Poi contro la Spagna aveva convinto di meno. Aveva convinto di meno perché è andato in vantaggio solo 1-0, poi 1-1 sono andati supplementari, cioè hanno vinto con due rigori discutibili. Contro la Francia, che è un avversario più difficile rispetto alla Spagna, per la Francia padrone di casa, primo, ma secondo c'ha giocatori che c'è ad esempio quattro giocatrici che giocano nel Lione, che è da 4 anni che vince la Champions. Questo non è certamente poco. E quindi è stata una vittoria, veramente una vittoria abbastanza dominata, cioè, perché comunque la Francia si è fatta vedere un po' in varie occasioni, non con occasioni gigantesche, però si è fatta vedere. Allora, primi 10 minuti, partenza sprint degli Stati Uniti, subito in vantaggio, gol diciamo intelligente, perché quando tu tiri la palla lì, tesa, forte, verso tutti i giocatrici che vanno incontro alla palla, quindi basta che una la liscia, fa un velo, anche un difensore, come è successo, la palla entra, perché il portiere non vede la palla che arriva, quindi non se l'aspetta e non riesce a reagire in così poco tempo. Quindi subito 1-0, Stati Uniti, primi 10 minuti dominanti, Francia sembra stordita dal colpo degli Stati Uniti, poi fino al 45esimo una partita non con grandissime occasioni, che vede due squadre che non creano tantissime occasioni. Arriva poi il raddoppio degli Stati Uniti, sempre con Marino, una palla in mezzo, un velo non so voluto o no, forse non ci è arrivata semplicemente sulla palla, e arriva Marino che la butta dentro 2-0 e lì sembra chiusa perché è all'incirca il 70esimo, la Francia comunque stordita, demoralizzata, al tappeto, però la riapre secondo me con una giocatrice fortissima di testa, perché è altissima, 1,87 m, che per le donne è veramente alto, di testa il difensore, quello alto, non mi viene mai in mente il nome. Comunque fa il 2-1, la sua specialità di testa, l'ha già fatto il gol di testa, si è visto in questi mondiali, fa 2-1, ricordo, cioè, poi gli ultimi 10 minuti sono incandescenti, lo stadio che cerca di spingere le francesi, che comunque c'erano anche tanti americani, tanti tifosi degli Stati Uniti. Lo stadio che cerca di trascinare le ragazze al pareggio all'ultimo, però alla fine non è così, e secondo me la vittoria è meritata perché ha convinto molto gli Stati Uniti. Questa è una vittoria importantissima perché ovviamente avanzi il turno, affronti l'Inghilterra che è più scarsa della Francia, secondo me, ma non di tanto. Però elimini una diretta concorrente per la vittoria del titolo. Per la vittoria del titolo, e questo è importante, ma io ho visto veramente una squadra solida, compatta, veramente Marino scatenata, la Morgan, anche se non ha segnato, si è procurata il calcio di punizione sul primo gol, e comunque ha fatto una grande partita, l'ex Morgan si è confermata, ma come tutti gli Stati Uniti, tutti gli Stati Uniti compatti, una squadra unita, una squadra molto concentrata, perché non era facile contro i padroni di casa, non è mai facile, soprattutto se sono forti, ma sono riusciti a vincere 2-1, quindi semifinale contro l'Inghilterra, domani l'Italia sarà difficilissimo contro l'Olanda, e vedremo come va a finire, sarebbe un sogno arrivare in semifinale. Comunque niente, lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!